Dal Vangelo secondo Marco. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo, infatti, sono venuto». Gesù si alza quando è buio e prega. Noi siamo abituati a pensare Gesù come l'oggetto delle nostre preghiere. In questo Vangelo ci viene mostrato Gesù soggetto della preghiera, Gesù che prega. Non solo Gesù che è pregato da noi, ma Gesù che prega. Chiediamoci, ci ritagliamo ogni giorno degli spazi di preghiera, magari di solitudine? Gesù li ritagliava. Al mattino presto uscì, era buio, era in un luogo deserto e pregava. Facciamolo anche noi, dei momenti di solitudine, di silenzio, in cui ci rivolgiamo a Dio. E Simone e quelli che erano con lui, non trovandolo, si mettono a cercarlo. Ed ecco che gli dicono: «Tutti ti cercano!» Gesù, per dirla in linguaggio contemporaneo, avrebbe potuto dire: «Ho tanti followers!» Invece Gesù dice: «Bene, mi cercano? Andiamo altrove, perché anche là io predichi». Gesù non si mette a firmare autografi, ma piuttosto dice: «Mi cercano? Bene, andiamo altrove». Non sono i numeri, non è il consenso a dettare le logiche di Gesù. Questo ci aiuta molto, perché mentre vediamo che la Chiesa nella contemporaneità, dal punto di vista strettamente quantitativo o numerico, sembra perdere indici, perdere numeri, possiamo interrogarci non sulla logica dei numeri, ma sulla logica della qualità della nostra fede. La Chiesa oggi probabilmente non è chiamata ad aumentare la quantità, ma è chiamata a interrogarsi, a fare un esame di coscienza sulla qualità della propria fede. Gesù non permette che sia il consenso o che siano i numeri a dettare la sua logica. Anche noi oggi non permettiamo che sia il consenso, il desiderio di voler piacere, oppure i numeri a dettare la nostra azione. La misura del Vangelo è una misura alta e le persone vogliono vedere una fede bella, entusiasta, ma anche esigente. Bene, sorelle e fratelli, presentiamo le bellissime esigenze del Vangelo.